Ciao ragazzi, ciao ragazze, eccomi con la canalizzazione del pensiero, tanti mi avete scritto appunto quando l'avrei fatta, ne approfitto proprio perché c'è questo influsso molto potente della superluna che arriverà domani, domani notte, per dare un messaggio quasi personale a qualcuno di voi. Vi darò degli indizi, non sarà una canalizzazione lunghissima, perché è un messaggio che deve arrivare a qualcuno di specifico. Ascoltate, le parole chiave, gli indizi che vi darò per capire se effettivamente, è proprio per voi questa canalizzazione che andremo a fare, eh? Allora, vediamo subito, partiamo con le parole chiave. Così. Allora. Qualcuno che spera che voi abbiate compassione per qualcosa che ha fatto. Potrebbe essere la vostra anima gemella o fiamma gemella. Benissimo, già stiamo partendo bene che qui c'è un messaggio importante per un'anima o fiamma gemella, qualcuno che sta lontano da voi da un po' di tempo e si sente in sacrificio lontano da voi. È ossessionata questa persona, sente anche la dipendenza. Potrebbe avere in questo momento questa persona o voi una difficoltà economica. Una persona che in passato con voi ha usato delle strategie della manipolazione. Perché? Perché si è difesa da quello che forse provava per voi, dalla paura. Infatti mi dicono runner, è scappata via questa persona. Potreste averla incontrata in un luogo all'aperto o potreste doverla incontrare, adesso vediamo, in un luogo all'aperto. Vediamo un pochino cosa ci vogliono dire ancora. Qui ci potrebbe essere stata un'intromissione, mi dicono nemico, intromissione, o nemica. Qualcuno che si è messo in mezzo o qualcuno che magari ha parlato male, vi ha allontanato. Segreti, c'è qualcosa che di questa persona voi non sapete e verrete a scoprire qualcosa qui, mi viene da dirvi. Ci sarà un messaggio inaspettato, questa persona vi cercherà anche dopo tanto tempo di silenzio, ragazzi e ragazze, qua c'è silenzio da tanto tempo. Potreste essere in blocco da tanto tempo con questa persona, una persona che potrebbe aver avuto dei vizi, fumo, alcol, sesso, li dovete vedere voi, dei vizi che purtroppo non facevano bene a questa persona perché ha creato poi una situazione tossica probabilmente con voi. Sì, qua vi ha tradito la fiducia questa persona, non ha avuto fiducia e ha tradito la vostra fiducia. Una persona che adesso vorrebbe avere la possibilità di un nuovo inizio con voi. Potrebbe ricominciare tutto come un flirt o essersi fermato tutto al flirt e basta. È una persona del vostro passato, eh? Allora, qui già stiamo vedendo che non è un nuovo amore. Ovviamente se qualcuno vuole mandare un messaggio, di solito è qualcuno che non sta bene, perché se sta bene non manda un messaggio. Qui c'è qualcuno che è ossessionato, sta male perché è in sacrificio lontano da voi, sa di aver fatto degli errori perché c'è stato forse un'intromissione, adesso si vuole impegnare con voi per qualcosa. Vediamo. Potrebbe essere una persona che ama gli sport anche estremi. Qui ci sarà l'intervento divino, eh? L'intervento divino, abbiamo visto che potrebbe essere la seconda, guardate, anima gemella o fiamma gemella, la seconda e la terza cartina di parola chiave. Già sta dicendo che è un legame d'anima molto molto profondo questo. Guardate, ci sarà una comunicazione che ancora voi non avete, non sospettate neanche, questa persona, Chaser, dal runner, che è qualcuno che scappa, quindi questa persona è scappata da voi, Chaser vi verrà a cercare, eh? Questo mi viene da dirvi. Si è spenta la lampadina, vabbè, fa niente. Questa, ecco. Questo è proprio un amore puro e sincero. Anche questa persona ha capito. Forse all'inizio non vi ha capito, adesso ha capito che il vostro era un amore puro e sincero. Ci sarà una riconciliazione per qualcuno di voi, con qualcuno con cui avete discusso o vi siete allontanati ancora. E un incontro chiarificatore. Qualcuno potrebbe essere tornata o tornato libero, perché qui c'è anche la parola libero, libertà. Se era impegnata, questa persona potrebbe venirvi a cercare proprio perché si è liberata e voi farete delle scoperte su questa persona. O già questa persona vi dirà delle cose sue, o verrete prima a scoprire qualcosa prima di incontrarla. Ancora mi dicono intromissione, quel nemico o nemica è stata la causa probabilmente di una problematica. Ci potrebbe essere una data, una festa, un evento in cui vi incontrerete.
questa persona in passato ti ha fatto credere che non ti amava o te l'ha proprio detto, ma in realtà era più che un'amicizia, guardate, era più che un'amicizia, anche per questa persona c'erano delle emozioni profonde. L'ultima, una persona che poteva essere una persona che stava bene economicamente, forse adesso ha delle difficoltà economiche perché è uscito prima, o forse sei tu che hai delle difficoltà economiche, ma qui mi viene da dire che era una persona che ama il suo benessere economico e cerca di prendersene cura. È una persona che in questo momento sta trascurando tante cose per sistemare una questione economica e ti spia. Ancora una, cioè, mi viene da dare altre, ancora evento, festa, una persona che potrebbe avere dei tratti narcisisti, non vuol dire che è narcisista, ma per le sue paure potrebbe tirar fuori il lato peggiore di sé proprio con te, anche se c'è un amore vero qui, l'ultima veramente, dai, così poi. Sì, per qualcuno potrebbe esserci anche un legame con il lavoro, con questa persona, quest'anima. Vediamo ancora qualche sua emozione quando pensa a te. Diffidenza, sfiducia. Allora, questa persona in realtà potrebbe avere pensato che tu sei adesso, allora in passato potrebbe essere stata diffidente nei tuoi confronti e non aver avuto fiducia, e oggi credere che tu provi queste emozioni per lei, questa persona. Questa persona pensa che tu sia bellissima, è molto rammaricata, profondo rammarico per quello che è successo, e pensa a te con una vena romantica, mi viene da dire, pensa con romanticismo a te e ai momenti vissuti con te, e ha paura che tu adesso per quello che è successo possa essere arrabbiato o addirittura disprezzare questa persona. Però sappi che la sua freddezza è qualcosa di finto, dice. La mia è una freddezza finta nei tuoi confronti. Anzi, ho tante fantasie, anche intime e sessuali, verso di te, questa persona. È come se ha capito il tuo valore, ha capito che il tuo era un affetto sincero. Forse prima non riusciva a capirlo perché non si fidava di nessuno, questa persona. E anche quanto tu avevi sensibilità nei suoi confronti. Ed è molto molto pentita per quello che ha fatto o è successo. Sento un'alchimia che, con te, che non aveva mai provato per nessuna persona al mondo, dice, e vuole fare l'amore con te, ha questa idea fissa, diciamo, questo pensiero fisso. Non ti vuole perdere questa persona, anche se c'è distanza qui, questa è volata, vediamo. Ed è molto frustrata, molto. Probabilmente abbiamo visto nelle parole chiave che è un sacrificio starti lontano in questo momento. Pensa alla spensieratezza che provava quando stava accanto a te. E la tua dolcezza, il tuo calore, il senso di protezione che tu dimostravi, oltre che ti apprezza tantissimo esteticamente. Questa persona forse dice: tu hai sempre dimostrato dolcezza e calore e protezione per me, ti preoccupavi per me, e io sono frustrato. Mi sono pentito di quello che ho fatto perché non ti avevo capito prima. Dolore, sto molto male, dice questa persona. Vediamo subito il messaggio, questo messaggio quasi personale per qualcuno, ve lo dico, per cui adesso facciamo una cosina così, in modo che voglio darvi anche due chance adesso, però tiro fuori delle parole. Dobbiamo sapere qua. Allora, due chance verso. Allora, lettere e numeri li prendiamo dopo. Intanto qualcuno che vi stupirà. Voi non vi aspettate minimamente quello che questa persona ha intenzione di fare. Una persona che cercherà di avvicinarsi a voi come il matto, un po', come il, quasi io dico il burlone, per dire che farà finta di nulla. Cercherà di parlare del più e del meno quando vi vedrà, come se tutto quello che è successo non fosse successo. E sì, perché questa persona ritiene che il suo mondo è crollato adesso, voi fate parte del suo mondo, non vi vuole lasciare andare, c'è qualcosa qui, farà qualcosa all'improvviso qui. Allora, qua c'è la corona, questa persona sente fortissimo la connessione con voi, e mi viene da dire con questa corona anche che, proprio perché siete uscite come parole chiave, fiamme o anime gemelle, sente che voi siete la sua o il suo imperatore. Questa persona potrebbe venirvi a dire che ha tagliato con questa spada un legame col passato o con qualcun altro,
guardate la saetta, farà qualcosa di improvviso, me lo ribadiscono anche qua. Una persona che ha avuto una grande trasformazione o sta avendo una grande trasformazione con questa farfalla. Per qualcuno potrebbe essere anche questa saetta qualcosa. Potreste avere un ciondolo, questa persona avere un ciondolo con la saetta, oppure qualcuno avere un tatuaggio con la saetta. Ah, e qualcuno invece, come qualche ragazza qui, la corona potrebbe essere un tatuaggio anche sul petto. E, questa persona ha paura di venire a parlare con te, ma lo farà, eh? Qui io non volevo tirare fuori i numeri, ma mi è caduto l'otto, per cui l'otto sappiamo che è il simbolo dell'infinito, questa connessione non si può spezzare, qua c'è il gufetto. Vedere oltre al velo dell'illusione, questa persona sta iniziando a percepire delle cose e ti sente, mi viene da dire, c'è una forte connessione, anche questa persona sente te. Un'altra corona, ragazzi e ragazze, io ne avrò due di queste corone in 800 charms, sono uscite entrambe perché sono uguali e vi posso dire che questo per me è proprio il segno che qua c'è un legame d'anima di anima o fiamma gemella, l'imperatore e l'imperatrice, la coppia sacra, eh. Qui c'è un geco, il geco sappiamo che porta fortuna, per qualcuno potrebbe essere, ce l'ho anch'io, un tatuaggio con un geco, oppure avere magari o la mania dei gechi o la paura dei gechi, vedete voi. La chitarra, legame con la musica, potrebbero arrivarvi tanti segni e sincronicità attraverso la musica, attraverso le canzoni, proprio magari delle risposte, mentre pensate a qualcosa vi potrebbe partire una canzone alla radio e dirvi delle cose che sono le risposte alle vostre domande. Ma per qualcuno posso dire che qui c'è anche proprio legame nella vita quotidiana con la musica, potrebbe essere qualcuno che si occupa di musica o che ama suonare uno strumento musicale o ascoltare musica particolare, eh. Per qualcuno, poi essendo una chitarra, ovviamente non ho tutti gli strumenti musicali, ma per qualcuno potrebbe avere un senso questa chitarra. Allora, un'altra farfalla, e quindi posso dirvi ancora la trasformazione che sta avvenendo sia in voi che in questa persona. È volato, io non lo volevo tirar fuori, il 4, quindi abbiamo già due numeri che hanno voluto uscire per forza perché li volevo dare alla fine, 8 e 4 per qualcuno. C'è un legame con una casa perché abbiamo una casetta qua nei Champs. Potrebbe essere che voi o quella persona abbiate un legame con qualcun altro. Ecco perché c'è la spada, forse c'è da chiudere qualcosa prima di potervi rincontrare. O forse c'è un problema a livello economico su questa casa, visto che abbiamo visto che c'erano difficoltà economiche. Qui abbiamo una chiave con un cuore. Allora, cosa vuol dire qui? Che la chiave del cuore di questa persona, di quest'anima, indipendentemente dalla situazione che state vivendo con quest'anima, appartiene a voi, per diritto divino, mi viene da dire, visto queste due corone. E qua abbiamo la libellula. La libellula è proprio la caduta del velo dell'illusione, il vedere oltre. Quest'anima sta dicendo cerca di vedere oltre, cerca di sentire la connessione che abbiamo con questo gufo, con queste corone, cerca di vedere oltre a quello che è. Io verrò da te. Ancora, mi è caduto pure un 7, ma io non li volevo tirare fuori, ma se cadono ve li devo dire. Poi, allora, qui abbiamo un gatto, per qualcuno potrebbe esserci un legame con dei gatti, magari avete un gatto o questa persona può avere un gatto. Il gatto però è anche qualcuno che indossa una maschera, qualcuno che magari è stato falso, che non vi ha detto la verità. E niente, i numeri vogliono uscire per forza, quindi li diciamo. Qui c'è un 6, il 4 vi posso dire che è il simbolo della stabilità nei tarocchi, il 6 della scelta, l'8 anche della costruzione potrebbe essere, o di qualcuno che è stato bloccato per tanto tempo. Vediamo ancora. L'albero della vita. Qualcuno potrebbe avere questo albero della vita in un quadretto anche in casa, potreste avere una passione per questo albero, per qualcuno potreste avere dei ciondoli, eh. Ecco, mi è venuta un'altra cosa, per qualcuno avete un ciondolo. Anche con la corona, dei ciondolini attaccati forse a un braccialetto. Quest'albero è la connessione che non si può spezzare con quest'anima, ok? Qua c'è amore, me lo ribadiscono. E qui c'è una sirena. Potreste amare le sirene, però mi viene anche da dire che qui c'è stato qualcosa che forse vi ha allontanato, il canto della sirena. Il canto della sirena è affascinante, visto che abbiamo visto un'intromissione, potrebbe anche essere che questa persona si è fatto incantare da qualcun'altra o da qualcun altro.
E poi si è andata a schiantare contro le rocce e adesso vuole tornare a casa. Vabbè, questa è una mia cosa che però potrebbe essere. Basta, questi qui sono tutti lettere e numeri, li togliamo. Tiriamo fuori ancora due e c'è ancora una chiave, per cui ancora mi confermano che la soluzione è nelle vostre mani e nelle mani di questa persona. Qui si sta trovando una soluzione. Questa persona vuole un'occasione, una nuova occasione fortunata. Quadrifoglio, anche qui è un simbolo importante per qualcuno che vi lega a questa persona. Ecco, questi erano i chance per darvi ulteriori indizi. E adesso facciamo velocemente, voglio vedere le parole. Allora, qua vi siete sentiti rifiutati da questa persona, adesso c'è freddezza tra di voi. Questa persona ha un conflitto ad avvicinarsi a voi perché ancora ha delle tossicità. Sa di avervi umiliato, di avervi fatto soffrire, ma ha in mente qualcosa, si vuole riavvicinare a voi per farvi un'offerta questa persona, e vuole chiedervi o un appuntamento o un incontro proprio. Ok, allora adesso vediamo subito. L'energia di quest'anima verso di te in questo momento, qual è la sua energia? Cosa vuole da te quest'anima? Cosa vuole da te? Il successo, questa persona vuole venire da te con successo, vuole venirti a fare una proposta, sì, è orgogliosa questa persona e la vuole fare bene, vuole fare bella figura quando viene, vuole il successo con te. Perché? Vuole, vedete, la regina di Pentacoli ti dà tanto valore, se non te l'ha dato in passato, te lo dà oggi questa persona, Forse proprio la distanza gli ha fatto capire quanto tu eri importante, forse vuole, ah ecco, per qualcuno invece vuole, con questo 10 di spade, vuole venirvi a dire con orgoglio che è tornata libera, perché la regina dei denari vicino al 10 di spade potrebbe anche essere che vuole venirvi a dire, visto che c'era anche una scoperta e una rivelazione nelle parole chiave, che sta chiudendo o ha chiuso un ciclo karmico con un'altra persona, mi viene da dire. Guardate, sì, ha chiuso con qualcun altro, ecco perché viene forte e sicuro di sé. Vuole stupirvi. Questo vale per chi proprio ha questa situazione. Questa persona sta chiudendo con qualcuno e vuole venirvi, o ha chiuso con qualcuno, voi non ve lo aspettate, e verrà a dirvi questo. Perché? Perché sente forte la connessione con voi, gli amanti e il Papa. Voi siete la scelta del cuore di questa persona, l'abbiamo visto nei charms, il cuore di questa persona appartiene a voi, la chiave ce l'avete voi, Guardate, asso di coppe, verrà a dirvi cosa, qual è l'energia di questa persona, di venirvi a chiedere un nuovo inizio, vuole un nuovo inizio d'amore, perché la sua scelta d'amore siete voi. Guardate, quattro di bastoni, perché? Perché sente la connessione, sente l'unione con voi, questa è la stabilità. Sul piano terreno anche, certo, un'unione, una dichiarazione d'amore, anche un matrimonio, una convivenza vi può proporre, ma per chi ha un legame d'anima sapete che questa è l'unione sacra, l'unione sacra per eccellenza per quanto riguarda le anime o fiamme gemelle. Ok, guardate, voi siete la regina di coppe, voi siete l'amore per questa persona, questa è l'energia di quest'anima verso di voi, vediamo qual è la sua sfida. Visto che abbiamo visto che ha paura, vi vuole venire a parlare, ma ha paura. 8 di coppe, qual è la sfida? Il cambiamento. Forse questa persona potrebbe avervi abbandonato e adesso la sfida è superare le sue paure. E wow, la luna, esatto, vi ha abbandonato, e deve superare le sue paure per poter tornare da voi a chiedere questo cambiamento e questo nuovo inizio. Ha tanta passione per voi questa persona. 6 di coppe. Asso di bastoni, 6 di coppe, che ve lo dico a fare, qua c'è un legame d'anima profondo. 6 di coppe è la carta delle anime fiamme gemelle, la carta della nostalgia, dei ricordi. Potrebbe essere qualcuno del passato remoto, qualcuno che non vedete da tanto tempo anche. Potrebbe anche essere una persona che avete conosciuto tanti anni fa in giovane età e magari vi siete rincontrati dopo parecchio tempo, o semplicemente se non è tanto tempo che l'avete incontrata, quest'anima comunque ricorda con nostalgia e malinconia i momenti passati insieme a te che stai ascoltando e vuole venirti a rivelare tutto, ma deve tirar fuori le sue emozioni più profonde e anche le cose che non ti ha detto, di quello che prova per te. Qual è la sua sfida? È venirti a rivelare che il suo allontanamento è stato causato da paure, dalle emozioni che provava magari e anche dalle bugie che ti ha detto. Non sapeva come fare probabilmente.
e adesso vuole un nuovo inizio con te perché sente la connessione e il legame. Guardate il sole, sente che tu sei la sua felicità e ha fatto chiarezza sul vostro legame. Forse prima non capiva cosa fossi tu per lei, per questa persona. Sì, sette di bastoni, si difendeva da te questa persona. E diavolo, ve l'ho detto prima, aveva delle tossicità importanti o dei vizi, dovete vedere voi, però si difendeva da te perché aveva paura. E adesso vuole venirti a fare una proposta. Ok, vediamo anche quale sarà l'esito qui, vediamo un po' cosa farà questa persona e poi andiamo a ascoltare la sua voce, facciamo la canalizzazione del pensiero su cosa ti vuole dire, troppe, qual è l'esito, cosa farai, anima, verso la ragazza, il ragazzo che sta ascoltando questa tua, che ascolterà la tua canalizzazione, del pensiero. Io le dirò, guardate, che mi piace, che la voglio, che sono stato in conflitto con me stesso e mi sono allontanato per le mie paure, ma sei di coppe, io la amo, io so chi è lei, adesso io l'ho riconosciuta, sento la connessione d'anima con lei e ho alzato le difese da questa connessione e adesso vorrei solo potermi presentare davanti a lei con un'offerta vera, concreta, anche se mi sento un ragazzino davanti a lei, una ragazzina, ma voglio cambiare le cose con questa ruota, il destino. Il destino ci aiuterà, il karma. Io ho chiuso un ciclo karmico e voglio cambiare le cose. Dove porta questa ruota? A un cambiamento vero, perché io sto male senza di lei, ho ansia, mi sono difeso da questo amore, mi sono difeso da lei che è la regina di coppe e adesso voglio tornare da lei e voglio tornare libero. Libera, se ero impegnato 9 di denari, voglio tornare single. Voglio anche dirle, questa regina di coppe con 9 di denari, che io ho capito il suo valore e non la voglio perdere perché lontano da lei io sono un 9 di spade, sto male. Questo vuole dire la persona. E sento tanta malinconia e rimpianti per quello che ho fatto. 4 di coppe. La temperanza, sto guarendo, avete visto prima c'era il diavolo, le mie tossicità, le mie ferite più profonde e tornerò. Dopo questa guarigione io comunicherò con lei e le dirò tutto, tutto quello che provo. Vediamo cosa provi. Vediamo. E le dirò che io voglio costruire con lei, che sono cambiato con questa morte, che ho avuto una trasformazione, l'abbiamo visto anche con la farfalla, no? Che stava trasformandosi quest'anima. Guardate, 8 di bastoni. Le dirò che io l'ascolto. Qui c'è della musica, vedete, ascolta questa persona, musica, qualcosa, ascolta la sua voce, le dirà che vuole comunicare con lei, giudizio, e che ha ascoltato la sua anima, e la sua anima ha il richiamo della tua, che ti sente, che non può fare a meno di tornare da te, perché questo è un legame voluto dal cielo, questo ti dirà, e vorrà venirti a dire asso di denari, che vuole costruire con te. Lo farà da matto, l'abbiamo visto prima nei charms che c'era la faccia del burlone. Sì, lo farà da matto, lo farà perché sente che tu sei la sua casa, 10 di coppe. Ecco perché lo farà. Sì, allora vediamo un pochino. Adesso metto giù un mazzetto veloce per darvi la canalizzazione del suo pensiero. Se vi hanno risuonato ovviamente gli indizi. Potete ascoltare la canalizzazione. Se non vi ha risuonato neanche in parte questo messaggio, vuol dire che dovete lasciare andare perché non è per voi questa canalizzazione, ragazzi e ragazze, ok? Sapete che le canalizzazioni sono ovviamente generali, le energie che vengono fuori sono le più forti in questo momento. Io volevo farla perché sento che è un messaggio potente, dato che abbiamo questa superluna in arrivo, non potevo fare un messaggio così lo dovevo fare per forza. Ovviamente consideriamo sempre che siamo in tanti, quindi potrebbe risuonarvi anche solo una parte di messaggio, non è un problema, ok? Mettiamo anche queste, cerco di fare più rapidamente possibile. Potervi dare il messaggio che vi deve arrivare da quest'anima.
adesso utilizzeremo poi anche le mie carte. Vediamo subito una cosa. Intanto mi dicono che qui c'è amore incondizionato, questa persona ha capito chi sei, ci vuole fiducia, fiducia perché probabilmente qua c'è una relazione karmica da chiudere, ragazzi, me lo ribadiscono. Queste sono le mie carte delle voci della Akasha, che sono le voci dei ragazzi. I ragazzi stanno dicendo questo, dovete avere fiducia qui, la fiducia è mancata da parte di entrambi. Adesso qui stanno arrivando le risposte, ma bisogna purificarsi, alzare le vibrazioni, mi stanno dicendo. Ancora in che fase siete qua? Ci sarà una dichiarazione dopo un'introspezione, siete fiamme gemelle, non ci credo, me lo confermano i ragazzi, benissimo, ok. Allora adesso vediamo ancora, anche con questo facciamo altri due tarocchini su questa relazione. E partiamo subito con il messaggio che vi deve arrivare. Anche qua. Oh mamma mia, è volata, scusate. E raccogliamo. Allora. Ok. Mettiamo davanti questo amore incondizionato che mi piace tantissimo. Allora, ho preso abbastanza carte, direi di sì, il messaggio posso partire e vado. Io sono una persona concreta, una persona forse fin troppo terrena, attaccata alle cose materiali. Ho pensato a me, al mio benessere, a ciò che poteva essere più comodo per me. Sì, sono stato forse egoista con te. Io so che devo tornare da te, mi ci vorrà del tempo, non arriverò nell'immediato, ma sappi che sto tornando da te perché ho lasciato indietro qualcosa di prezioso e io adesso l'ho capito. Ero troppo logico e mentale, ero troppo freddo con te, forse sono stato anche arrogante. Scusatemi, ma adesso sto cercando di guardare oltre. Io vedo oltre. Io quando chiudo gli occhi ti sento. Mamma mia, ragazzi, ci sono ancora qua qualcosa ancora da sciogliere per questa persona, eh? Questa persona vuole venire da voi. Qui c'è il carro. Io sto tornando da te. Sto tornando da te perché non ce la faccio a starti lontano. E l'ho capito, anche se sono una persona fredda e razionale, io ti sento. Sento la connessione con te. Quando chiudo gli occhi sento te. Mi sono sentito e mi sento a volte così bloccato per le mie paure. Forse ho avuto dei traumi nell'infanzia che mi hanno causato
causato tante difficoltà nei rapporti relazionali, soprattutto quando tengo qualcuno. Io non so esprimere le mie emozioni, non so esprimere l'amore, non so, mi blocco. E adesso posso dirti solo che io sto malissimo, il mio cuore sanguina per te. Vorrei un nuovo inizio. Vorrei un nuovo inizio e voglio dirti anche che io sento per te un'alchimia, una passione che non avevo mai sentito per nessun altro, anche se non te l'ho fatto capire o percepire. Io voglio festeggiare con te, voglio, sai, ricordo quelle volte che uscivamo a bere tutti insieme, ci divertivamo. Io voglio ancora riprovare quelle emozioni, voglio portarti fuori alla luce del sole, davanti a tutti. Sto cercando di fare la cosa giusta questa volta, forse per tanto tempo non lo sono stato io una persona giusta, io adesso voglio essere giusta. Voglio dirti anche che probabilmente sto chiudendo una relazione con qualcun altro, la mia vita sta cambiando, io sto cambiando e ci sarà il karma sta agendo nella mia vita e ci sarà un cambiamento fortissimo. Ci sono cose che di me non sai. Non ti ho detto tante cose, ho indossato una maschera e ti ho nascosto i miei sentimenti. Sì, ti ho ingannato per le mie paure. Forse riceverai delle notizie in merito anche a una situazione legale che io sto vivendo. Sappi che arriverò, quando meno te l'aspetti, io ti farò una visita inaspettata. Sono una persona insicura, anche se tu hai creduto che io fossi una persona forte, in realtà nascondevo tante paure, tanti traumi. Avevo tanti dubbi, a volte sto con il mio animale, sì, per tirarmi su, perché forse è l'unico essere vivente che veramente mi capisca. Io voglio chiarire le cose con te, voglio confessarti tutto, voglio un chiarimento e voglio dirti anche i miei segreti più profondi, cose di me, della mia infanzia, della mia vita che tu non sai, neanche ti immagini. Io tornerò da un passato perché io devo stare con te. So che qualcuno si è intromesso e io ti ho abbandonato in malo modo. Ho permesso ad altre persone di intromettersi nella nostra storia, nel nostro amore, per le mie paure, per la mia tossicità. Beh, sappi che se c'era qualcun altro io mi sto separando o mi sono separato o separata. Anche se c'è silenzio tra noi, tu verrai a sapere questa cosa. Però ho bisogno di tempo prima di farmi vedere da te, perché sto risolvendo anche problemi economici, sì, problemi familiari ed economici. Solo dopo questa situazione, quando io riuscirò a sistemare le mie cose, io farò un viaggio verso di te. Io sono già in realtà in viaggio verso di te con la mia anima. Se siamo distanti, sappi che io ti raggiungerò. La tua sensualità mi fa impazzire, forse non ti ho mai neanche fatto capire quanto tu mi facessi impazzire, ti desidero e ho voglia di fare l'amore con te. Ti dirò che se ero single quando ci siamo incontrati, ho avuto paura di quello che tu mi facevi sentire. E adesso, se invece sono impegnato, voglio che tu sappia, o impegnata, che io sono tornato o sto tornando single proprio perché voglio stare con te. Sono stato condizionato per troppo tempo dagli altri. Perché? Perché avevo una bassa autostima anch'io in fondo. Cercavo l'approvazione degli altri. E mi dispiace. Io voglio un nuovo inizio con te. Voglio un nuovo inizio. Voglio prenderti le mani e baciarti. Mi spiace per tutte le bugie che ti ho detto. Mi spiace perché non ti ho detto neppure quanto tu eri preziosa. E questo silenzio sta logorando anche me. Io ho pensato sempre a me stesso, se ero single io mi volevo divertire, non volevo avere un impegno così, tu volevi troppo da me. E poi forse mi sono fatto ingannare da qualcun altro. La mia tossicità mi faceva. Sì, io ti volevo ferire, ferire perché se tu soffrivi per me voleva dire che tenevi a me. Purtroppo avevo atteggiamenti narcisistici e mi dispiace. Ti prego, vai oltre, oltre al mio comportamento, oltre a quello che io ho fatto. Ti prego, vai oltre. Scoprirai delle cose di me, dei segreti che ancora ti sono celati. Sì, qualcosa che tu ancora non sospetti minimamente. Ho voglia di sentirti, ho voglia di
ho voglia di toccarti, ho voglia di te. Sto imparando una grande lezione karmica nella mia vita e soprattutto ho capito il mio valore, perché in realtà non me ne davo neppure io, e ho capito il tuo valore. Ho capito che noi siamo destinati e che tutto quello che è successo era per insegnarci qualcosa. Adesso voglio essere una persona giusta, una persona corretta, non quello che sono sempre stato, ma devo ripulire prima di tutto me stesso per riavvicinarmi a te. Ripulire me stesso e ripulire tutto quello che c'è intorno che non va bene nella mia vita. Sto ricevendo tanti segni e sincronicità che mi portano a te, ti penso continuamente e ho quasi la sensazione che tu, sì, io a volte credo che anche tu li riceva questi segni. Io voglio un'altra opportunità con te. Forse ti ho detto che non eravamo fatti l'uno per l'altro, o forse ho preferito qualcos'altro a te, pensando che tu non fossi giusta, non fossi giusto per me. Ma erano le mie paure, io adesso voglio la riconciliazione con te, voglio il tuo perdono, amore mio, voglio il tuo perdono. Ti prego, io sono sempre stato molto controllato, controllata, ero molto logica e adesso ti chiedo anche tu di lasciarti andare. Forse abbiamo sempre cercato di controllare troppo, troppo questa situazione, quello che provavamo. Entrambi non eravamo veramente spontanei perché aspettavamo sempre una mossa uno verso l'altro e invece dovevamo solo lasciarci andare. Perché, guardate, perché questo è un vero amore. Io e te proviamo un amore di altri tempi, un amore che non è di questa terra, un amore immortale, un amore che è per pochi. E non possiamo perdere questa occasione che l'universo ci ha dato. E l'ho capito proprio in questa separazione, in questa lontananza da te. Io non posso fare a meno di te. Dobbiamo dirci tutto. Quando ci incontreremo dobbiamo essere veri, autentici, svelare l'uno all'altro quello che proviamo veramente nel cuore e che non siamo mai riusciti a dirci, perché solo così rafforzeremo il nostro legame. Ti prego, perdonami. E perdona te stesso o te stessa per quello che non sei riuscita a dire o a fare con me. Io sono la tua fiamma gemella. Io e te siamo legati dal filo rosso del destino. Niente potrà mai spezzare il nostro legame. Fiamma gemella, fiamma gemella. Voglio venirti a dire che ho chiuso con le mie dinamiche sbagliate, le mie tossicità e ho chiuso forse con qualcuno. Sto pianificando il modo per riavvicinarmi a te. Voglio venirti a dire che ho fatto delle scelte importanti e sarò perseverante questa volta, non sbaglierò con te. Voglio darci una nuova opportunità. Voglio che tu sia la mia casa, perché tu sei la mia casa, io voglio costruire una vita con te. Perché lontano da te posso avere tutti i beni materiali di questo mondo, ma io mi sento così solo, povero, soffro lontano da te. Ho avuto tanti dubbi e adesso ho i dubbi di come fare, forse non mi accetterai perché tu sei così perfetta, bellissima, tu sei qualcosa di unico, tu sei la mia imperatrice. Il karma sta agendo, la giustizia karmica sta agendo nella mia vita e nella nostra situazione. Arriverà una comunicazione, io ti cercherò, amore mio, ascolta la musica, oggi ascolterai una canzone e avrai delle risposte da me. Pensa a qualcosa e quella canzone ti darà le risposte. Io ci sono, io ti penso. E anche, guardate, amiamo la musica. Forse mi piace anche la musica, la chitarra. Per qualcuno qua la chitarra ha un senso, eh? Io ho molto pensiero, ho molto pensiero. Forse sono molto mentale, ma questa volta la mia mente si sta facendo guidare dal cuore. Voglio ricominciare tutto. Voglio far rinascere la nostra situazione e verrò da te come un matto, sì, verrò da te come un matto. Niente mi terrà ancora lontano da te, perché io ho un'esplosione dentro di passione per te, che non è più possibile frenare. La scelta agli amanti. Tu sei la mia scelta del cuore, tu sei l'amore della mia vita. Senza di te io sto male, sai, faccio incubi, ti sogno, sogno che ti allontani da me. Io non ce la faccio più. Voglio costruire con te, voglio essere una persona concreta con te, voglio poterti dare quello che non ti ho dato, voglio poterti proteggere.
so quanto dolore ho causato al tuo cuore, ma sappi che quello stesso dolore che senti tu in fondo al cuore ce l'ho anch'io. Ho tanta ansia a pensare di non poterti vedere, di perderti. Supereremo questo momento perché le nostre anime sono destinate a rincontrarsi. È solo una pausa, non è un addio, questo. Ci sarà il momento in cui ci ritroveremo. Forse un messaggio, riuscirò a mandarti un messaggio, o forse qualcuno ci dirà qualcosa che ci riavvicinerà. Io voglio con te la stabilità, quattro i bastoni, l'unione sacra. Io voglio con te un matrimonio, voglio con te una convivenza. Io voglio tutto con te. Voglio una nuova vita e l'avremo, amore mio, una nuova vita. Per il momento mi limito a osservarti e a osservare il cielo e a chiedere aiuto al cielo. Mi sono fatto così tante domande. E ho capito che l'unica persona con cui voglio creare qualcosa di vero sei tu, perché io non sono mai stato vero. Noi siamo benedetti, il nostro legame è benedetto, è voluto dal cielo. Non avere dubbi in questo. Perdonami se ti ho abbandonato. Perdonami se ti ho fatto sentire sola, solo, ma io adesso mi sento esattamente come te. Posso essere circondato da tante persone, ma sappi che io mi sento così, solo e abbandonato senza di te. Anche se sembra tutto fermo intorno a noi, nulla è fermo davvero. L'energia si sta muovendo verso di noi. In autunno succederà qualcosa. Lasceremo andare le paure e ascolteremo il nostro intuito. Sì. Potremmo vedere dei numeri particolari, forse quando ci vedremo avremo un numero che si ripeterà continuamente, 777. Io ti verrò a cercare, perché il nostro legame non si può spezzare, noi siamo l'infinito. Mi sto guardando dentro, sì, è questo che ho visto, io ho visto chi sono e l'ho visto grazie a te, io ho visto chi sei tu per me. Wow. L'amore reciproco, i cigni, guardate, la coppia sacra, ecco cosa sei tu per me. Tu sei l'amore eterno. Wow, ragazzi, ragazze, questo era il messaggio che doveva arrivare a qualcuno di specifico di voi. Poi mi direte, mi scriverete, mi darete i vostri feedback. Vi do qualche letterina è volata una D, prima lettera, D. Di un'altra di KS Y J M R ancora Q V doppia U e l'ultime. Allora, X non c'è. J, no, questa scusate, è una G, un'altra S e una P. Allora, 2D, 2S. 2R, quindi quelle che si ripetono sono più ovviamente forti, le energie, la G di Genova, V doppia, X, K, Y, U, Q di Quadro, J, P di Palermo e M di Milano. Queste sono le letterine. Se non c'è la letterina ma il messaggio vi ha risuonato, non è detto, perché potrebbe ovviamente essere, siamo in tanti, il messaggio è per tante persone. Vi do anche i numeri adesso. Allora, 8 0 5 4 potrebbe essere ovviamente 880 85 84 54 58, dovete comporlo voi, 3 2 6 8 ancora un altro 6 un altro 4 qui qua c'è allora 32 26 68 60 66, 68, 62, 63, 60, 44, 54, vedete voi, ragazzi, e 9, 39, 29, 30, potrebbero essere quanti anni avete voi o quella persona, potrebbe essere l'anno di nascita, potrebbe essere il giorno del compleanno vostro, della persona del vostro cuore, o semplicemente un giorno che è stato importante nella vostra storia. Questi sono i numerini, adesso vediamo anche i segni e gli ascendenti. Potrebbero essere o se avete più pianeti in quel segno, ovviamente potrebbe comparire quel segno, giusto per darvi un ulteriore indizio. Toro, primo è il toro, secondo capricorno, terzo scorpione,
quarto bilancia, sagittario e acquario. Questi, prendiamone ancora una, non so perché devo prenderlo, ariete, per qualcuno era importante. Ok, adesso vediamo anche, giusto così, le voglio mettere due canzoncine oggi, perché io sapete che adoro la musica e soprattutto visto che nella canalizzazione mi è proprio arrivato che dovete pensare a qualcosa, a una domanda e una canzone vi darà la risposta se è per voi, eh. Vediamo. Prima canzone, Ci sei sempre stata di Ligabue. Minchia, mi sono volata. Oh, scusate, mi è proprio volata la parolaccia anche perché sono volate tutte le canzoni. Due di Raff, mamma mia, scusate. Pazzo di lei di Biagio Antonacci. Sei dei Negro Amaro, sono volate. Modà, lasciami. E Ti sembra normale di Max Gazé. Adesso ne tiro fuori altre due, queste sono proprio volate, io le voglio scegliere io. Alba Chiara di Vasco e Eterni degli Zero Assoluto. Ragazzi e ragazze, spero che questo messaggio arrivi a destinazione. Potrebbe essere, qua me ne è volata una sulle gambe, Anima Fragile di Vasco, potrebbe essere importante per qualcuno. Allora, potrebbe essere, io ho i brividi, sento questo messaggio potentissimo, sicuramente con questa super luna, tredicesima luna che abbiamo visto poi, proprio che è un momento particolare, energie potenti, questo messaggio arriverà sicuramente a destinazione. A qualcuno nell'immediato e a qualcun altro anche fra qualche mese. Non è un problema, non è importante perché la canalizzazione vale dal momento in cui tu apri questo video. Se ti è arrivato anche per caso, ancora più c'è un messaggio da ascoltare. Grazie a tutti i ragazzi e le ragazze che sempre mi ascoltano e mi scrivono messaggi e mi danno i loro feedback e benvenuti a tutti i ragazzi e le ragazze nuove che oggi sono entrati di qua. E siccome il caso non esiste, probabilmente dovevate ricevere anche voi il vostro messaggio. Ciao ciao a tutti, a presto, baci baci.